Carissimi fratelli, la nostra buona Madre Chiesa, dopo aver contemplato il cielo aperto e avere contemplato assieme a San Giovanni Evangelista la grande turba che nessuno poteva contare, vidi turba magnam quande nemo denumerare poterat, oggi contempla e viene in aiuto a un'altra moltitudine di persone che dopo un certo tempo, terminata la purificazione, se ne andranno in paradiso. E queste persone sono le anime sante del purgatorio. E vedete, fratelli carissimi, oggi noi siamo è come se fossimo tutti pompieri. Perché a che cosa si può paragonare il purgatorio? Si può paragonare a una grande casa incendiata, dove ci sono le persone che gridano dalla finestra, sia per il dolore che per la paura, e siccome le scale sono bloccate, da sole non possono uscire. Allora che cosa fanno i pompieri? Vanno con gli idranti e vanno con le scale, si caricano sulle spalle queste persone e le portano fuori dal purgatorio. Questa, vedete, è la pietà per i defunti. E che cosa sono gli idranti? Che cosa sono le scale? Sono prima di tutto le sante messe che noi facciamo celebrare per i defunti, poi sono le indulgenze, poi sono le varie preghiere di suffragio e le penitenze in suffragio delle anime sante del purgatorio. E questi sono gli aiuti che noi possiamo e dobbiamo fare. Vedete, fratelli carissimi, una volta una persona mi fece questa obiezione: ma quando uno muore e il Signore è così matematico che vuole proprio che paghiamo fino all'ultimo spicciolo, dopo tutta una vita, non è che possa dire su entri in paradiso, perché ci deve essere anche il purgatorio? Perché ci deve essere anche il purgatorio? Questa è un'obiezione. Poi ancora un'altra obiezione al purgatorio, vedete, quella degli eretici protestanti, che perché Lutero non ammetteva il purgatorio? Perché per lui la giustificazione è soltanto estrinseca, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà l'uomo rimane sempre peccatore, sia quelli che sono dannati, deciso da Dio arbitrariamente, quindi sia i dannati che i beati, sono tutti peccatori, rimangono peccatori, solo che il predestinato al paradiso riceve estrinsecamente, cioè come una coperta sul cadavere, riceve estrinsecamente la giustizia di Dio. Allora, cioè, Dio direbbe ai predestinati: tu sei sempre un covo di peccati, un nido di serpe, eccetera, però io estrinsecamente dal di fuori ti applico la mia giustizia, cioè dico che tu sei giusto, quando in realtà non lo sei. E allora vedete, la giustizia di Cristo è 0-1 se applicata così estrinsecamente. Per cui, se la giustizia ti applicata di Cristo, è che cosa ti rimane da scontare se ormai io ho stabilito che anche se non sei giusto, sei giusto? Vedete, terribile. Allora vedete, nella cosiddetta, quella che viene chiamata comunemente la controriforma cattolica, che in realtà è la vera riforma, cioè di solito si dice la riforma protestante e la controriforma cattolica, questo nei libri di testo dei nostri studenti e dei nostri ragazzi, ma non è così. In realtà si dovrebbe dire la rivolta protestante e la riforma, la vera riforma cattolica. Allora noi conosciamo i giganti della riforma cattolica, San Filippo Neri, San Carlo Borromeo, Sant'Ignazio di Loyola, Santa Teresa d'Avila. E un ruolo molto importante nella difesa del purgatorio è quello di Santa Caterina di Genova, che grande mistica, che ispirata da Dio, ha scritto il trattato sul purgatorio. E questo trattato del purgatorio, che cos'è? È lei stessa che da viva fa l'esperienza del purgatorio, la descrive e così ci spiega com'è. Vedete, allora vedete come tutte le verità sono connesse della nostra fede. Il purgatorio, vedete, è la garanzia del libero arbitrio, è la garanzia della giustificazione, cioè che l'uomo liberamente può scegliere, e c'è un più e un meno nell'amore di Dio, e c'è la possibilità liberamente di attaccarsi alle creature, di non attaccarsi.
E inoltre il purgatorio indica che la giustificazione non è estrinseca, cioè non è che Dio dice 0-1 tu sei giusto, tu non sei giusto, ma dipende, è da noi, è dall'uomo che accetta, è senz'altro mosso dalla grazia, mediante, dice il Sacrosanto Concilio di Trento, mediante la libera accettazione della grazia, l'uomo da ingiusto diventa giusto, da nemico amico ed erede secondo la speranza della vita eterna. Quindi mediante la libera accettazione della grazia. Quindi libertà, libertà che è mossa da Dio, ma è mossa da Dio in maniera da rimanere libera, cioè non determinata necessariamente a dire sì o no, perché il Signore sostiene in essere il libero arbitrio. Adesso, fatto un po' questa premessa, vediamo a rispondere a queste obiezioni con la nostra Santa Verità Cattolica e chiedo aiuto alla Madonna Santa, in particolar modo alla Madonna invocata sul titolo di Beata Vergine del Suffragio. Allora, diciamo, ma prima obiezione, ma Dio è proprio così crudele, giusto, che conta, fa i conti della serva, e Dio mi perdoni, ripeto solo l'obiezione, che alla fine, ecco, ti manca quello, ha detto quelle parolacce, quelle cose lì, adesso aspetta, non è così, fratelli carissimi. È l'anima stessa, come dice Santa Caterina da Genova, che si butta nel purgatorio. E adesso, per spiegarvi questo concetto, vi faccio un esempio di quando facevo catechismo ai bambini, per spiegare il purgatorio. C'è un esempio che facevo loro, che va bene anche per gli adulti. Immaginiamo una sposa il giorno del suo matrimonio, che a casa è a casa sua, dove è a casa sua che ci sono le croci dei parroci che vorrebbero cominciare puntualmente, cioè che ci sono di solito la parrucchiera e la madre che fanno i commenti, ecco, metti qui, cuci qua, esatto, no? Allora cosa succede? Succede, immaginiamo questa sposa che a un certo punto le viene un crampo di fame, questo è un esempio per i bambini, no? Allora vede sul tavolo una fetta della Nutella, la prende perché ha un crampo di fame e si rovescia la Nutella sul vestito. Si presenterebbe allo sposo con il vestito sporco di Nutella, questa sposa, lo dico ai bambini, però è il principio, capite che va bene per tutti. No, perché quando tutti vanno, che non importa niente della messa, ma vanno lì per vedere solo il vestito della sposa, vedessero la macchia di Nutella, direbbero che zoticona è venuta, ecco, e il marito che aspetta, che non sa il vestito, no, che è lì col bouquet e che aspetta, vede, ma cosa hai fatto, cara? Cos'è quella macchia di Nutella? Allora la sposa fa di tutto per pulire il vestito, con lo smacchiatore si dà da fare per pulire. Così vedete, l'anima non può presentarsi a Dio con una macchia di ruggine, con una macchia di sporco. Perché? Perché questa macchia di sporco, e poi vi vedo di spiegare al di là del paragone di che cosa si tratta, impedisce l'abbraccio dell'anima con tutte le sue facoltà, l'abbraccio dello sposo. Allora cosa succede? Che quando noi siamo adesso noi in questa vita, non vediamo l'essere, non vediamo Dio, ce lo vediamo col lume della fede, quindi con una certa oscurità, e non siamo come abbagliati da questa luce, e appunto possiamo scegliere se amarlo o meno. Ma quando l'anima è separata dal corpo, vede tutto Dio, e lo vede solo tutto amabile, tutto desiderabile. Non c'è più il diavolo che maschera, che ci fa vedere la croce brutta, Dio brutto, invece i piaceri belli, eccetera. Non c'è più, tutta la scena di questo mondo si dissolve. C'è l'anima davanti allo splendore di Dio, tutto amabile, tutto desiderabile. Allora però c'è qualche cosa che impedisce all'anima di unirsi totalmente a Dio. Vedete, infatti in purgatorio, oltre alle sofferenze, ci sono anche i gaudi che derivano proprio da una visione parziale. Ma le sofferenze da che cosa derivano? Derivano da questa impossibilità di abbracciare il buon Dio con tutte le potenze, tutta la pienezza delle potenze, e non si può abbracciare. Non si può abbracciare. Allora l'anima che vede totalmente di questo Dio amabile, questo Dio buono, c'è lo sposo dell'anima, finalmente la sua sposa è pronta, sono giunte le nozze dell'agnello, cosa fa? Si dice Santa Caterina da Genova, si butta ella stessa nel purgatorio, perché non vede l'ora appunto di togliere, diciamo, questa macchia. E questa macchia che cos'è? Che cosa è dovuta? Vedete, quando noi commettiamo un peccato, il peccato consiste in una aversio a Dio e conversio a creaturas, cioè un'avversione a Dio, un girarsi dalla parte opposta a Dio, un no a Dio e un sì all'uso disordinato delle creature. E quindi c'è qualche cosa, o denaro, un certo piacere, una certa soddisfazione, una certa vendetta,
loro si girano da Dio per attaccarsi a quell'amore disordinato o a quell'odio disordinato. Allora, diciamo, la confessione è che cosa fa? Ci cancella il debito della colpa, cioè l'aversio a Dio. Cioè noi siamo in qualche maniera riconciliati con Dio mediante il suo sangue, riconciliati con il Signore, però diciamo nella sua provvidenza il Signore ha lasciato che in qualche maniera rimangono in noi le conseguenze dell'attaccamento alla creatura, e queste conseguenze dell'attaccamento alla creatura cosa bisogna fare? Bisogna fare penitenza in questa vita. Quando il sacerdote dice come penitenza di tre Ave Maria, la Madonna, eccetera, allora in questa penitenza cosa serve? Serve proprio per cancellare il cosiddetto debito della pena, cioè tutto l'attaccamento alle creature è che purtroppo c'è anche nel peccato, Allora vedete, la confessione va fatta bene la penitenza della confessione, e non va strapazzata, perché quanto purgatorio si può fare è per le penitenze tralasciate, e nelle penitenze sacramentali, vedete fratelli carissimi, agisce la forza delle chiavi. Cioè se uno dico tra Ave Maria in penitenza dei miei peccati, li dice da solo, ha un certo valore, chiamiamolo X. Quando dice le tre Ave Maria invece diciamo perché le ha date il sacerdote, agisce il potere delle chiavi. Cioè sapete che Gesù cosa ha detto a Pietro? Ciò che tu scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. E quindi è Pietro che scioglie, cioè il sacerdote che riceve il permesso di confessare dal vescovo, che è in comunione col Papa, con Pietro, riceve proprio il potere delle chiavi. E sapete che una volta c'era, diciamo, la confessione si concludeva sempre, adesso è rimasta facoltativa, con una bella preghiera. Il bene che farai, le sofferenze che avrai da sopportare ti giovino per il perdono dei peccati, l'aumento della grazia e il premio della vita eterna. Ogni tanto qualcuno, a volte si dice, dopo io ti assolvo dei tuoi peccati, il Signore ti ha perdonato, va in pace. Però alcuni sacerdoti dicono ancora, perché si può, il bene che farai, il male che dovrai sopportare ti giovino per il perdono dei peccati. Allora in questo cosa vuol dire? Che il sacerdote dà tutto il bene che la persona che si confessa farà e il male che sopporterà, dà a tutta la vita un valore soddisfatorio. Quindi quando potete, così chiedete al confessore, mi dice quella preghiera più lunga, quando si può, quando è possibile. Però ecco, a volte, insomma, quando capite che si può, che il sacerdote, diciamo, è disponibile, perché a volte potreste ricevere, ecco, una chissà quale risposta. Ecco, bene. Allora, veniamo a noi, torniamo al principio. Allora vedete, fratelli carissimi, diciamo, il purgatorio non sono i conti al millimetro del Padre Eterno, una giustizia vendicativa punitiva, ma è l'anima che, volendo abbracciare il Signore con tutte le sue forze, vuole bruciare, che venga bruciato tutto ciò che impedisce questo abbraccio. E allora vedete, diciamo, il tempo, il ritardo, tutto ciò che di Dio non si può abbracciare, è la pena del danno. E invece il fuoco del purgatorio che cos'è? È la conseguenza dell'attaccamento, della conversio ad creatura, cioè del tanto quanto, diciamo, l'anima, diciamo, si è attaccata alle creature, non ha fatto adeguata penitenza. Vedete quindi che in questa maniera è salvo il libero arbitrio, perché vedete, il Signore si può amare di più di meno, ed è questo il libero arbitrio, il maggior dono che Dio ha fatto creandoci, che decide la nostra eternità. La nostra eternità è un dono di Dio, ma dipende da noi. Vedete, tutto è collegato, c'è il nesso dei misteri tra di loro. Ecco, quindi allora noi, ecco che cosa dobbiamo fare? Vedete, adesso noi dobbiamo vivere il mistero della comunione dei santi. Che cos'è il mistero della comunione dei santi? Vedete, la Chiesa, c'è la Chiesa trionfante, la Chiesa purgante e la Chiesa militante. Allora, in questa Chiesa, che sono come tre corpi, e che in realtà c'è come un unico cuore, un unico sangue, che è la carità. E questo unico sangue
deve scorrere tra questi tre diciamo, grandi corpi della Chiesa. Allora vedete, la Chiesa, noi ringraziamo Dio per i santi e i santi intercedono per noi. Noi preghiamo Dio per le anime del purgatorio, le anime del purgatorio pregano per noi. Noi, i santi pregano per le anime del purgatorio, le anime purgate ringraziano Dio per i santi. E vedete, questa circolazione che cosa fa? Fa sì che, vedete, che in qualche maniera noi partecipiamo dei sentimenti del cuore di Dio, cioè non c'è solo un Dio che decide e che ha misericordia, solo Lui, ma i sentimenti del cuore di Dio sono trasmessi a tutte le membra del corpo mistico. E vedete, mentre per la conversione di un peccatore vivo noi non abbiamo l'infallibilità della sua conversione, è perché se un peccatore per cui noi preghiamo decide di non convertirsi, non c'è niente da fare, neanche la Madonna, neanche Gesù possono distogliere se uno si vuole dannare. Però per le anime del purgatorio la nostra preghiera invece ha una certa infallibilità. E vedete, allora il più grande aiuto che possiamo dare è fare celebrare per i defunti il santo sacrificio della Messa. Sapete che la Messa ha un'intenzione, un frutto speciale, e degli altri frutti, i frutti sono infiniti, però c'è un frutto speciale, e allora il sacerdote può aiutare un'anima in particolare o delle anime in particolare. E questo, vedete, sulle anime del purgatorio, nella celebrazione della Messa, cade il sangue di Cristo. Cade il sangue di Cristo, e quindi che vale più di ogni preghiera. Non siamo soltanto noi che diciamo che preghiamo, ma è Cristo stesso che prega. E naturalmente, tanto uno partecipa alla Messa devotamente, tanto più a frutto. Mi ricordo, mi è capitata purtroppo una persona che ha detto: senta, mi dica una messa per mio marito. Io non ci credo, ma non si sa mai, tanto me la dica. Allora, certo, quella messa mi è successo veramente. Questa messa qui, diciamo, vale tantissimo, perché il sacrificio di Cristo certamente potrebbe essere stata al minimo di fruttuosità, però diciamo vale tantissimo uguale, e diciamo l'ho detta volentieri, volentieri. Ecco, quindi la messa. Poi l'altro aiuto che possiamo fare nei confronti dei defunti sono le indulgenze. Le indulgenze sono il perdono della pena temporale del purgatorio. E allora la Chiesa esprime un tempo che si riferisce alla penitenza antica che dovevano fare i peccatori prima di riaccedere alla comunione. Pensate adesso che si dà la comunione a tutti, quando uno faceva un peccato una volta doveva stare fuori dalla Chiesa e poi partecipare alla messa dei catecumeni, poi dopo riconciliarsi. Adesso ahimè si passa all'eccesso opposto. Però queste indulgenze oggi sono, diciamo, parziali, con la riforma di Paolo VI, parziali o plenarie. Plenarie vuol dire che se noi, diciamo, assecondiamo tutte le, diciamo, eseguiamo fedelmente tutte le condizioni, se lo facessimo bene, con un perfetto distacco anche nei confronti del peccato veniale, libereremmo un'anima del purgatorio. Però nelle rivelazioni dei mistici, penso per esempio al manoscritto sul purgatorio, che è veramente un capolavoro di ascetica, dove è scritto da una suora a cui San Pio X aveva dato l'autorizzazione di tenere il Santissimo Sacramento in casa, viene detto che difficilmente si riesce a lucrare una indulgenza plenaria, difficilmente. Però, insomma, ecco, diciamo, noi ci proviamo, facciamo tutto del nostro meglio. L'indulgenza parziale che cosa dice? Viene come raddoppiato il valore soddisfatorio. Allora uno dice tre Ave Maria, diciamo, per il nonno, allora e c'è un certo valore soddisfatorio. Se l'indulgenza, se tu dici tre Ave Maria, eccetera, indulgenza parziale, vuol dire che è il doppio del valore soddisfatorio. Quindi non ci sono più oggi le indulgenze di 300 giorni, 3 anni, 20 anni, 100 anni, eccetera. Ecco, bene, quindi inoltre poi non mancano le penitenze per le anime sante del purgatorio. Io
sono rimasto edificato dall'esempio di un mio amico che ogni volta che si scottava, lui diceva Requiem Aeternam e offriva per le anime del purgatorio, una buona idea, è una buona idea, ed è un esempio, diciamo, che si può seguire. Quindi le penitenze, le preghiere, le coroncine del corona dei 100 Requiem, e sapete che il giorno per i defunti in particolare è lunedì, dove si può fare, siamo invitati a fare qualche fioretto per le anime sante del purgatorio. Teniamo conto che l'obbligo della pietà per i defunti è un obbligo, non è facoltativo, ed è un peccato contro la carità se non ci dimenticassimo di pregare, fratelli carissimi, per i nostri defunti. E le anime dei defunti che cosa fanno? Qui c'è un po' una discussione teologica, e alcuni dicono che le anime non conoscono quello che succede sulla terra, eccetera, però in realtà tanti santi dicono che le anime dei santi del purgatorio ci aiutano. E non mi ricordo più quale santo, credo che sia Sant'Alfonso Maria delle Liguori, però non vorrei sbagliarmi, non ho fatto tempo a ricontrollare, dice che lui ha avuto più aiuti dalle anime del purgatorio che da altri santi. E sicuramente il ricorso alle anime del purgatorio, ai nostri fratelli defunti, il ricorso al loro aiuto è sicuramente efficace ed è una cosa che possiamo fare. Che insegnamento possiamo, in conclusione, possiamo trarre? E vedete, fratelli carissimi, non pensiamo che ci sia un peccato da poco, e il purgatorio ci deve insegnare questo. Non pensiamo che sia un peccato da poco. Perché? Perché allora, per quel peccato da poco, primo Gesù Cristo ha patito nell'orto del Getsemani. Quindi in quell'oceano di dolore, in quel mare di dolore, in quel mare di dolore che ha colmato il cuore immacolato di Maria e l'adorabile cuore di Cristo, c'era anche quel peccatuccio che noi pensavamo è solo un peccato, una piccola soddisfazione. Seconda cosa, anche quel peccato da poco costa tanto. Perché? Perché il buon Dio è talmente amabile e desiderabile che anche una frazione di secondo del purgatorio ha una durata, è una durata che è incalcolabile. Solo un esempio, San Paolo della Croce una volta gli apparve un'anima del purgatorio e gli disse da quanto tempo sei in purgatorio? Mi sembra di essere in purgatorio da tanti anni, ma quando sei morto? Sono morto alle 5. San Paolo della Croce guardò l'orologio, erano le 5 e un quarto. Allora vedete cosa significano queste rivelazioni, che stare senza Dio, quando Dio è tutto ammirabile, tutto desiderabile, brucia tanto, e quindi stiamo attenti, anche il timore della pena del purgatorio ci aiuti. E sapete che San Bonaventura cosa dice? Che il fuoco del purgatorio è tanto superiore al fuoco della terra quanto il fuoco reale della terra è superiore al fuoco dipinto. È proprio perché questa bellezza di Dio, stare senza questa bellezza quando la si vede, provoca appunto una grande sofferenza. Allora infine ci raccomandiamo alla gloriosa e beata sempre Vergine Maria, Madre di Dio, invocata come Regina del Suffragio, perché lei è la Madre, Madre della Chiesa, Madre nostra, e quindi anche la mamma delle anime purganti. E che grande consolazione è per le anime purganti lo sguardo della Madonna, che sicuramente, continuamente, noi possiamo ragionevolmente congetturare, allevia le loro pene. Quindi, Beata Vergine Maria, Beata Vergine del Suffragio, prega per le anime sante del Purgatorio, prega per noi, e anime sante del Purgatorio, pregate per noi, perché non cadiamo in quei peccati per i quali voi ora così tanto soffrite. Sia lodato Gesù Cristo.